Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelan. DJ, riavvolgi. Cha-cha. You do what you don't know, you will, I won't cha. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips, big hips, so cha. See my butts and my lips, don't cha. Lost a few pounds in my waist, oh yeah. This the kind of beat that go ba-ta-ta. Ba-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sex me so good, I say blah, blah, blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, this gon' bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a trick that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins the gal, listen me with your. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. You love the way my butt boom, 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 boom. Keep your eyes on my boom, 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 boom. You think you can handle this, ka-donk-a-donk-donk. Take my thumb off and my tail go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, thang, 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 thang. Black, don't thang, 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 thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. You know, Missy still super duper, but Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hoota can't say you slave again, no sign. Picture black saying, oh, yes, I'm my son. No. Got a Lamborghini, so I drive faster. Whoa. Just to make your haters even freaking madder. Whoa. Admit I'm the shit name, one who better. When I drop this record here, it won't even matter. Why you act dumb like, duh. Say you act dumb like, duh. As the drummer boy go, brum pum. Give you some of this Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Mauri, ma scusami, Missy Elliott ci sta forse provando a sfidare sugli elefanti? Pensiamo noi. Oh, I like the way you work. Però credo che lei usi il verso degli elefanti in sostituzione della parola pene. Sì. Cioè sia onomatopeico. Un po' come la Litizzetto che dice, ah, il Walter. Sì? Anche noi il Walter. Noi abbiamo sia il Walter che il verso dell'elefante. Quindi quando si tratta di trovare alternative. Allora... Oh, Mauri! Sì, dimmi. Sai chi ti saluta? È un casino? Sto? Devi mettere. Se sostituisce la parola. Cioè, sai chi ti saluta? È un casino? Sto? Bravo, esatto. Funziona così. Sigla! D'ora in poi sappiate che l'elefante sta per quella parola lì.
Oh Mauri, sì. Se vivessi in vacanza tutto l'anno sarei più felice. Grazie al... Perfetto, così. Perché la come si dice, la canzone di Missy Elliott, Work It, è un po' sessuale. Parla un po' del sesso. Cioè parla di lei che sta con uno che non gli funziona tanto il... Mauri. Così, e quindi lei... Non vuoi la jingle machine? Te faccio io. Madonna, veramente, fra un po' devo fare tutto io, Mauri. Porca miseria, non mi segui. Se vado troppo veloce per te. Sì. Sono troppo veloce. Buongiorno a tutti, ragazzi. Benvenuti, nuovo appuntamento con Catteland. Io la vorrei la jingle machine. Sì, bello. Gliela diamo bello. A Mosca. Sì. Così ti autometi. Sì. Quando parli. Giovedì, dicevamo, la puntata del Giovedì Lemma, quella dedicata ai vostri problemi. Mauri, mi spiace tanto che tu non sia venuto... dalle date milanesi dello spettacolo. Sì, c'ero ieri. Sei venuto ieri? Certo, ho visto tutto. Com'è andata? Perché Fosca è venuta, l'ho vista. Lo so. Walter è venuto, l'ho visto. Fede è venuto. Poi l'altra volta ti ho fatto il riassunto di tutti i pezzi. Stamattina Fosca mi ha detto: ah, questo. Tutto. Non l'hai visto. Cosa ti è piaciuto di più? Dunque, il pezzo su DJ molto bello. Sì, perché hai sentito lei che lo diceva. No, poi. C'era. C'erano un sacco di cose belle. Tutto bello. Tutto bello. Anche i comici prima, bravissimi. Anche i comici prima. L'escalation anche dei comici prima. No, guarda, allora sul finale mancava qualcosa sul finale. Sì, cioè, un po' corto, cioè arrivi a un certo punto che ti emozioni tanto. Sì, è vero, e ti emozioni, c'è la gente che piange alla fine. Quel pezzettino lì proprio per piangere. Dovevo farlo durare di più, ma il senso del finale è proprio che le cose belle sono belle finché dura, è quello il senso poi della fine. È la meta. È certo. Vedi. Quindi è proprio come per dire, te lo devi godere finché c'è, perché poi non c'è più, poi muori, poi non c'è più. Ho capito. Quindi finisce prima anche per quello, per far... è voluto l'effetto. Ma comunque non sono sufficientemente intelligente. Ma sono quegli spettacoli che li capisci bene la quarta volta che li vedi. Perché quando... ogni volta scopri un pezzo nuovo. E quando il protagonista te lo spiega se non ci arrivi da sola. E poi hai la fortuna di avere il BC. Sulle foto di WhatsApp. Sì, dai, basta. Sì. Sono tutte cose che hai sentito da lei. Basta adesso far finta di essere venuto allo spettacolo ieri. Tra le altre cose, devo dire che sto ricevendo tanti messaggi. Vi ringrazio, tutti belli, tutti felici. Una mia amica mi ha smontato perché mi ha chiesto come sta andando e io le ho risposto: guarda, bene, avevo tanta ansia prima, però devo dire bene, perché sono tutti, cioè tutti quelli che sento ne parlano proprio bene bene bene. E lei mi ha detto: guarda, un cantante molto famoso un giorno disse: è difficile che uno paghi $100 per il mio concerto e poi mi dica che è brutto. Quindi effettivamente c'è anche un po' quel rapporto lì, cioè chi viene prende, però invece io non... perché in realtà se hai preso un biglietto, spendi dei soldi e poi non è all'altezza e io mi incazzo, si arrabbia anche. Bravo, cioè se tu spendi soldi e poi è uno spettacolo del... Io allora lì mi... Infatti quindi non sono d'accordo. Voglio continuare a pensare che vi sia piaciuto per davvero. Sì. Oggi parliamo di voi, ragazzi, dei vostri problemini, delle vostre angoscette, dei vostri dubbiolini, tutta roba piccola che possiamo risolvervi noi. Meno male che non c'è Walter oggi, guarda. Sì, perché lui è un amplificatore di questi problemi. Cioè tutti i problemi che noi riusciamo a prendere per piccoli, lui li ingigantisce. Sì. Dov'è? Perché non c'è Walter oggi? È già alla festa di Radio DJ, perché è il grande... Sta assaggiando tutte le birrette. Sta iniziando ad assaggiare le birrette. Gli facciamo, per vedere se sono avvelenate, gliele facciamo bere prima lui, se poi lui non subisce cose, poi stasera possiamo divertirci anche noi. Questa sera c'è la festa di DJ. Sì. Lì ci vieni, Mauri? Certo. Ah, certo, lì ci vieni. Ah, non vieni neanche... Sì che vengo, certo. Oh, guarda che ti faccio la posta. Cerco solo te. Se non ci sei, ti denunzio. Va bene. Ok, ti denunzio alle autorità. C'è la festa di Radio DJ, sarà una bella occasione, canteremo le canzoni di Natale. Dai, festicciola di Natale, bello, non vedo l'ora di incontrare chi riuscirà a venire e non vedo l'ora anche di sentire i vostri Giovedì Lemma al 347-342-5220. Propongo la jingle machine alla Fosca. Ma ormai hai bisogno dell'insegnante di sostegno che ti fa segno quando devi mettere i jingle, cioè non sei più autonomo su niente. Diamole la jingle machine. 342 esatto, 5220 oppure diretta @chioccioladj.it che è l'indirizzo mail. Pronti a incominciare con la prima canzone di... Stavo dicendo sigla. Dovete iniziare con la prima canzone di oggi, che sono gli Inhaler, Love Will Get You There. Sai there dove? Bravo, proprio lì. I couldn't leave.
Canzone, ricorda tanta roba, ma è il figlio di Bono? Sì, lui. Ah, ecco perché ricorda, sì, ne avevamo già parlato. È arrivato un giove dilemma di Daniele che sì. Lo ha scritto 200 volte. Oh. Io mi chiedo sempre, quando uno scrive un messaggio 200 volte, mm-hmm. è perché non si sa regolare o perché magari gli parte... L'embolo. No, gli parte una roba per cui non se ne rende conto e manda il messaggio 200 volte. Cioè lo manda tante volte proprio per dire notatemi. E in quel caso date solo fastidio o perché magari, non so, il telefono si incazza, cioè è un bug. Dipende dal canale, se è un SMS potrebbe essere un bug. Se è un WhatsApp, secondo me lo vedi che lo stai mandando. Che lo stai mandando in continuazione. Comunque Daniele, l'hai mandato tante volte, ci hai dato un po' fastidio, però il giovedì dilemma era bello. Soprattutto è un giovedì dilemma al quale può rispondere Maurizio, ok? Perché Daniele dice, io e la mia compagna adoriamo il Natale, però quest'anno per la prima volta abbiamo il nostro piccolo Alessandro, il nostro nuovo figlio in casa. Cosa facciamo? Facciamo l'albero lo stesso rischiando che se lo tiri addosso ogni 3 secondi o rinunciamo alla magia dell'albero in casa? No, deve fare l'albero. Deve fare l'albero. Certo, assolutamente. Cioè, in alto. Questa vita è una giungla, ragazzi. Il bambino si sveglierà, cioè a un certo punto capirà che no. No, fate attenzione. Sì. A parte che dipende, se è proprio se è nuovo il bambino, se è proprio appena arrivato, come fa ad arrivare all'albero a tirarsi addosso? Non può, è una falsa preoccupazione. Non iniziate a fare i genitori apprensivi per tutto, ok? A 3 anni camminano. A 3 anni sì, ma questo credo che ci abbia 3 mesi. Quindi non cammina. No, cioè, ma se è proprio nuovo, nemmeno riesce a girarsi su se stesso. Cioè, sta dove lo metti, quindi è difficile che si tiri addosso le cose. Sarà più un problema Natale 2024. Sì. Lì, quando ha 1 anno e mezzo, 2, lì magari va, si appende dove. Però si arrangerà un po' anche lui, capirà che non lo dovrà fare. State attenti, non fate i genitori iperapprensivi. Al telefono c'è la Manu. Ciao Manu. Come stai? Bene, un po' emozionata. Vai, però tranquilla, bene, grazie. Vai tranquilla, andrà tutto bene. Ti stai preparando anche tu al Natale? Hai già fatto l'albero? Aspetti l'8? Cosa fai? No, già fatto, perché però ho paura che dura troppo poco. Brava, ma questa roba di aspettare l'8, sai che ormai non lo aspetta più nessuno? Abbiamo... Troppo tardi. E io credo che questa regola sia stata infranta da me e Maurizio. Siamo stati noi quelli che hanno avuto il coraggio, i visionari che hanno avuto il coraggio di scardinare questa usanza di fare l'albero l'8. Io e Maurizio iniziamo a farlo i primissimi di novembre. Sì, esatto. I primissimi di novembre. Tu quando l'hai fatto, Manu? Una settimana fa. Una settimana fa.
Perché se no è vero, cioè ormai è più lo sbattimento di andare in cantina, lo porti su, così, che poi va via subito. Sì, esatto. Godito. E beh, quando è che ti piace vederlo? Quando accendi le luci? Subito la mattina? Sera. No, la sera, quando si rientra dal lavoro. Io le accendo subito la mattina. Anch'io. Adesso che le mattine sono un po' buie, comunque quando le accendi la mattina è bello, e poi la sera, quando ti metti lì, guardi la televisione, così con sì, l'alberello. Allora, dici un po', Manu, qual è il tuo problema? Ok, il mio dilemma è se sono o non sono una brutta persona che per questo dilemma. Sì. È giusto. Cioè sì, era già la risposta, lo sei. Non era sì, hai la mia attenzione, era sì, sei una brutta. No, sì, vai, dimmi. Se non ricevo lo stesso numero di regali di Natale che faccio io, sì, perché i bambini i regali non te li fanno. Aspetta, sì, okay. Ah, cioè il tuo problema è che ci rimani male perché ricevi meno regali di quelli che fai. Sì, perché nella tua lista di ricevitori di regali ci sono anche dei bambini. E sti bastardi, no, a te non lo fanno il regalo. Esatto, sì. No, giusto. Perché è un po' sproporzionato. Cioè, io magari faccio 16 regali e ne ricevo 6 dalla mamma, diciamo, che sono le mie amiche. Sì, perché tu fai regalo alla mamma e ai loro figli. Esatto, esatto, penso come un po' tutti. E il fatto è che io sono single. E quindi tu vorresti tre. Allora, tu lo fai alla Samantha. Tu fai un regalo a Samantha, sì, e a sua figlia, Maddalena e Gian Maverick. Esatto. Ti aspetti che Samantha a te faccia tre regali? Sarebbe bello. Senti, ma che regali fai ai bambini? Perché poi quelli dei bambini costano un botto, Esatto, non si riesce. Sono costosissimi. E anche questo è il dilemma, che io non navigo nell'oro. Se fossi ricca non me ne fregherebbe niente, farei regali a chiunque. No, ma anche se fossi ricca. E loro sono in coppia. Loro chi? Quella coppia lì che ha fatto i figli, che ti fa un regalo? Sì. Divide la spesa perché sono in coppia. E poi soprattutto. E tu sei sola. Quella coppia lì che oltre a dividere la spesa, poi la sera l'albero lo guarda insieme a qualcuno, non come te che lo devi guardare abbracciato a un cuscino. Esatto. Ok, quindi già hanno una vita migliore. Però oltre a essere in coppia, ricevono giocattoli per i loro figli da persone tipo te. Quindi loro possono anche permettersi di fare meno regali ai loro figli. Perché tanto tu gli stai già coprendo quella parte lì di spesa. Sì. Ne ricevono tantissimi. Quindi hai ragione. Tu non hai gatti, non hai gatti, cani, cose per cui puoi chiedere dei regali. Certo che se poi ti regalano uno di quei pali per grattarsi le unghie, poi non è che tu te ne fai molto. Esatto. O no? O ti metti a farti le unghie anche tu? No. Poi direi che ne ho tantissimi, perché io di lavoro con i gatti, quindi... Cosa fai? Toilettatura? Cosa fai? No, ho una pensione per gatti e dopo 4 anni il regalo legato al gatto direi anche basta. Sì. Vedi però non sei mai contenta. Cioè, anche loro diranno... Sì, però sempre la tazza col gatto. Cioè, chiaro. Comunque sì, dopo 38 anni direi. Sai che ho fatto un pezzo di radio inutile, perché se fossi una persona un po' più sveglia, forse perché sono un po' stanco, potevo arrivarci, perché comunque 38 anni single, ovvio che hai gatti. Ci lavoro anche. Appunto, ovvio, quindi tutte tazze con i gatti, cioè. Però aspetta, mettiti anche un po' nei panni dei loro genitori, anche loro di ricevere. Ah no, sai cosa puoi fare? Sì. Sai cosa puoi fare? Fai il regalo ai figli, perché lo devi fare, però fai un regalo ai figli che disturbi tantissimi i genitori. Io da quando sono padre ho ricevuto un'enormità di regali che quando li ricevevo, per i figli ovviamente, quando li ricevevo dicevo oh grazie, no, non dovevi. Dentro di me stavo pensando, si vede proprio che tu non capisci un cazzo della vita. Devi fargli i regali quelli che fanno suoni. Ok, tipo tutti i regali. Sì, gli strumenti finti, i pupazzi che se schiacci un bottone fanno dei rumori fastidiosissimi. Timbrini. I timbrini che fanno chiasso. Che fanno poi dopo timbrano i muri. Ah brava, cose che sporcano. Devi regalare cose che sporcano la casa e cose che fanno rumore. Così vedi che dopo un po' i genitori dicono guarda Manu, non ti preoccupare, hanno già tutto. Sì. Inizieranno a dirti così, hanno già tutto. Okay. Quindi non devi più fare un pandoro. Non devi più fare i regali per i bambini. Manu, un abbraccio. Perfetto, grazie anche a voi. Ciao. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.
E ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti. Io penso ad altro, non lo accetti. Sarò io ad avere dei limiti. Non andrebbe se fossimo simili. Tanto poi do ragione a te. E penso che io penso cose che tu non ti aspetti, perché ho ancora più sogni che cassetti. Ma se dagli occhi tu apri i rubinetti, fanno contrasto con la pelle scura. E non so non aver cura di te. E non so più come spiegar che un po' mi fa paura quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura. Mi guardi mentre piangi, sembra che tu voglia infierir. Che son 3 anni, mi conosci e non ti voglio ferir. Sappiamo entrambi sti litigi come vanno a finir. Che inchiodo nel primo parcheggio e poi abbassiamo il sedile. Vorrei che un po' di te capisse, che un po' di me sarà per sempre triste. Che non c'è mia canzone in cui l'amore non finisce. Non so fare programmi nel presente né per sempre. E far coincidere tutto non è facile per niente. E ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti. Io penso ad altro, non lo accetti. Non vorrei mai asciugarti le lacrime. Sembra cambi l'idea che tu hai di me. Tanto poi do ragione a te. E penso che io penso cose che tu non ti aspetti, perché ho ancora più sogni che cassetti. Ma se dagli occhi tu apri i rubinetti, fanno contrasto con la pelle scura. E non so non aver cura di te. E non so più come spiegar che un po' mi fa paura quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura. Sei la mia bella fregatura. Volevo dire alla Barbara che sta dicendo... se il tour va bene come stai dicendo, prometti che aggiungerai altre tappe al sud? Credo che lo farò, credo che lo farò. Non ne avevo messe tante perché non ero sicuro, dicevo non so se mi piace, non so se sono capace. Invece mi sto divertendo. Che ridere la parte dell'evidenziatore. Che ridere. Ma te l'ha detto lei, non c'eri. No. Te l'ha appena, ne abbiamo appena parlato, Mauri. Ne abbiamo appena parlato letteralmente. Ma no, adesso io mangio la pasta con i broccoli oggi a pranzo. Stasera avrei in programma pasta ragù col mio fidanzato. Mangio 2 volte la pasta, o meglio stasera un bel minestrone e fare solo un piatto di carboidrati al giorno. A parte che se devi fare un piatto di minestrone, perché devi far rinunciare alla pasta al tuo fidanzato stasera? Mangiatelo tu oggi. Comunque io sono cresciuto con 2 paste al giorno. Pranzo e cena, sì. Pasta e pasta. Più a cena il secondo. Quella. A pranzo solo pasta e eravamo miliardari. Sai, sono cresciuto nell'altissima borghesia. Quindi ci mangiavamo pasta, beh, poi... Però il minestrone la sera... Sì, no allora... Per me il minestrone è una delle mie 5 cose preferite da mangiare. Però capisco dal messaggio che tu invece lo stai mettendo come un minus. Ah. Cioè per me puoi anche mangiare minestrone sia oggi che... A me il minestrone proprio fa impazzire. Sì. Però se tu lo vivi come un minus, non ti preoccupare, mangia la pasta. O metti un po' di pastina nel minestrone. Anche. Oh, vi do questa dritta, ok? Nel minestrone, soprattutto se è un minestrone con tanti fagioli, l'ideale sarebbe appunto la zuppa di fagioli o la zuppa di lenticchie, quindi i legumi, quelli un po' pastosi così. Aggiungete una punta, non tanto, di aceto balsamico nel piatto. Mi ringrazierete poi domani. Ma poi giri? Sì. No, mangi intorno ai bordi. No, perché tipo io il formaggio sopra non lo giro. Ah no, beh sì, beh, ma l'aceto è liquido comunque, poi va. Sì, dai una mescolatina, tutto così, poi mangi, mi ringrazierete poi dopo. Chiudo con il mio ragazzo, lui ha, a proposito di gatti, lui ha un gatto, io non voglio vivere con un gatto e lui non vuole liberarsene, quindi l'argomento convivenza è un dramma. Daisy. Dipende da quanto state insieme, dipende quanto ha il gatto. Se il gatto è lì che sta per morire, continuate a stare fidanzati ancora un po', quando muore il gatto ti trasferisci.
E altrimenti, boh, vedi tu. Perché poverino, lui non è che può rinunciare al gatto. Però capisco che il gatto, se non ti piacciono, è proprio un animale fastidioso. Ma perché? Perché perde pelo, perde pelo. Comunque l'odorino di gatto un po' c'è. Cioè, se a te non piacciono i gatti, è difficile vivere con... Beh, ma se a te piace, se a te non piace qualunque cosa, è difficile vivere con quella cosa. Quindi, insomma, un po' ci sta. Ciao, mi devo sposare e sono alta. Mm-hmm. Mi piace come premessa. Il mio giove dilemma è: Converse bianche come vorrei io o ballerine bianche come vogliono tutti gli altri? Grazie mille, Sara. Mm-hmm. Oh, Converse, dai, le ballerine al matrimonio, ballerine male, eh? Ma poi bianche. Oh. Poi alta, scusami, il tuo futuro marito se ne dovrà fare una ragione. Allora, è vero che per l'uomo c'è un po' questa sindrome del di... che non deve essere più alto di lei? No, allora, cioè che lei non deve essere più alta di lui. Mia moglie è molto alta. Sì. Allora, se è più alta perché è più alta, non c'è problema. Se è più alta perché già è alta e si mette anche i tacchi, allora stai barando. Allora, quando andiamo in giro, io mi porto uno sgabello e quando siamo di fianco salgo di sopra. Cioè, allora lì stai barando. Però se è più alta, boh, basta, accettalo, è così, la vita è così. Comunque, sì, pubblicità, ma su questa cosa non possiamo liquidarla in fretta. No. Ballerine bianche, no. Però le scarpe da tennis al matrimonio, io non lo so. Se no metti i tacchi, dai, che cazzo te ne frega. Dacci una terza opzione. Si sega le caviglie, cosa deve fare? La terza opzione, mi stacco un piede, mi stacco tutti e due i piedi, cosa devo fare? No, però ballerine bianche, no. Converse, ci possiamo ragionare. Vabbè, ci pensiamo un attimo, pubblicità, e poi te lo diciamo. Pubblicità. Gli anfibi? Anfibi bianchi, dai. Dottor Martins bianche, vai. Alessandro Cattelan mi dice: a me non sembra un nome da conduttore. Anche a me, è più un nome da alpino, no? Sì. Radio DJ. DJ, riavvolgi. Bentornati, 12:39, state sempre ascoltando Cattelan, è giovedì, è la nostra puntata dei giovedì Lemmy, ci facciamo un po' gli affari vostri, vi aiutiamo a risolvere le vostre vite, pur senza conoscervi. Sì? Bello! Con la sigla sotto di Carletto il principe. Bello cosa? Bello la cosa dei 6 secondi ieri.
Ma non c'eri? Mi ha stupito perché ero lì bello tranquillo e poi è arrivata sta roba bella, molto bella. Allora, casualmente dici solo le cose che abbiamo appena finito di dire io e Fosca. E quindi da questo ma capisco. Ma poi io ho sempre le cuffie, non vi sento. Non... Beh, esatto, poi tra le altre cose, adesso tu fatti gli affari. Vai avanti a fare quello che stavi facendo, cioè fare i conti in tasca a Farolfi per quanto ha guadagnato con il pezzo dei Temperer. Ok, di capire quanto ha passato. Tu, sembrava un commercialista, era lì col cappellino. Sei quello. Quello con la visiera. Solo la visiera. Sì. Solo la visiera. Con la penna nell'orecchio. Penna nell'orecchio, il macchinario, sì, quello sì, che. E stava cercando di capire quanti soldi ha portato a casa Farolfi con il pezzo dei Temperer featuring Maya. Ok, confiliti. Ce la farò anch'io col mio libro di poesie un giorno. Con le mie produzioni. Ce la devo fare anch'io, ce la devo fare anch'io. Al telefono c'è la Vanessa da Padova. Buongiorno. Ciao, ciao Vanessa. Ciao. Come stai? Sono emozionatissima, felice di parlarvi. Felici anche noi, felici anche noi. Oggi ormai abbiamo dato il via a questo filone dei regali natalizi, perché il tuo giovedì lemma riguarda sempre questo tema. Esatto, confermo. Allora, intanto mi dispiace perché è la seconda volta che parlo con DJ e la seconda volta che parlo male del mio ragazzo. Ermanno, perdonami se mi stai ascoltando. Perché lui è fan della radio? Vi ascolta. Ci ascolta, quindi è la seconda. Cos'era successo l'altra volta? Ma sempre con noi o con qualcun altro l'altra volta? Avevo parlato con il trio e mi ero lamentata di come mi aveva portato a festeggiare il nostro primo anniversario. Siamo arrivati all'ottavo e quindi... Però aspetta, perché mi sembra che potrebbe essere un dato importante per noi. Come ti aveva fatto festeggiare il primo anniversario? Siamo andati in un pub a mangiare panino più birra a 10 euro. Quindi mi sembra di capire che ci sia un problema di liquidità con questo, esatto, con questo ragazzo. Però è vero che 8 anni fa avevano 16 anni. Giusto, tu ne hai 26, 8 anni fa avevi... Che cazzo pretendevi? Io andare da cracco, no? No, 16 anni, no, giusto, pub a mangiare il panino. Insomma, 18 anni, cioè non eravamo già maggiorenni. Sì, 18 comunque. Anni, vabbè, però ci avrà messo la benzina, la macchina. No, cavolo, lui abitava in Emilia Romagna, sì. Io da Padova ho preso il treno, ho fatto 3 ore di treno col suo regalo. Sei arrivato in Emilia Romagna e ti ha portato al pub. Un esatto, ottimo panino. A piedi, avevo appena tolto il gesso. Tra l'altro. E allora sì, allora inizia a essere grave. Perché poi, dicevamo, la vostra vita va avanti un po' su questi binari, perché il problema adesso è che... Adesso il problema è che ho compiuto gli anni a giugno e sì, non mi ha fatto il regalo di compleanno perché l'aveva preparato, però io avevo il Covid e sì, quindi era un'esperienza, è saltata e non ha mai recuperato, ha detto mi dispiace, è saltata, ciao, arrivederci. A lui ti ha proprio detto così, non prova neanche a dire no, poi la recupera. Allora, perché a me è capitato più o meno la stessa cosa, con mia moglie stiamo insieme da molto più tempo e appena prima del Covid le avevo regalato un viaggio facendo un biglietto tutto bello, perché avevo scoperto che con il telefono se tu inquadri una scritta in un'altra lingua c'è un'opzione per cui te la traduce in automatico, quindi avevo scritto un biglietto con una bella frase di Natale un po' romantica così, tutta in giapponese scritta da me a mano, sì, che poi lei inquadrandolo ha scoperto che cosa c'era scritto. Questa è un'idea che vi consiglio, bello. È una cagata ma fa sempre il suo effetto, okay? È gratis. E gli avevo regalato un viaggio in Giappone che poi però non si è mai più potuto fare e non è che l'abbiamo mai più recuperato, cioè basta, è andato in cavalleria così. Però io ogni tanto provo a dire no, poi ci andremo, poi lo faremo, recuperiamo. Lui invece niente. Allora era un evento, non l'hanno più rifatto e quindi ha detto fine, non c'è più l'evento, quindi non possiamo più recuperarlo. Una degustazione di vini a Conegliano, che è vicino, purtroppo però. Sì, però secondo me in Veneto se cerca di degustazioni di vini ne trova qualcun altra, esatto, no? Cioè non è che tu volevi proprio andare lì a Conegliano, se ti porta. No, io non avevo chiesto niente, mi andava bene tutto. E quindi non ti ha fatto il regalo sto tacco. Ma esatto, scusami, è taccagno di indole o poverino non c'ha disponibilità? No, indole. Indole, certo, proprio certo. Camiseria. Guarda che... Poi per carità, lavoriamo tutti e due da poco, un paio d'anni, però insomma non è che chiedo la luna, io glielo dico sempre, comunque lo prendo sempre in giro perché è un po' braccino. Ma per lui spende? Per lui spende? Sì, spende per lui. Cacchio, allora non ne ha una dritta sto ragazzo. No, però. No, perché se per lui non spende, dice magari è cresciuto in una famiglia che gli ha sempre insegnato l'attenzione per i soldi, lo spreco. Sì, per gli altri. Se però per lui spende, allora è un merda. No, allora no. Quindi cosa vuoi sapere? Se lasciarlo? Allora, no.
No, sono ancora in una fase prima, ancora tendo a perdonarlo. Sì? Siccome io avrei già l'idea per Natale, però sono un po' arrabbiata e non so se regalargli, quindi fargli un regalo a Natale, sì, avendo già l'idea, e aspettare di vendicarmi e non fargli il regalo per il compleanno, oppure non fargli proprio niente il regalo a Natale. Allora, secondo, ovviamente, che regalo è? Che regalo è? Ah, non posso dirlo, se sta ascoltando. Vendetta vera. Tanto dici che ci sta ascoltando, quindi ci dici che regalo è e poi non glielo fai. Questo è quello che deve succedere. Dai, che regalo volevi fargli? Allora, io gli volevo prendere... Ci abbiamo messo tanto a convincerti, ho visto, eh? Cioè eri proprio lì che non lo volevi dire. Allora, che regalo vuoi fargli? Vai. No, non so se me la sento. Poi è un bel regalo, se poi... Tanto rispondere... non glielo fai, non ti preoccupare, no, dillo... Ma dillo, riciclarlo in futuro, se si redime. Vabbè, vabbè, comunque avrà quello che si merita. Che cosa... una cosa... Allora, doveva essere una stampa personalizzata, stile fumetto. Sì? Con un'immagine, tipo stile... Dove lo simpsonizzo, cioè diventa un Simpson. Ah, sì, sì, già. Hai visto la pubblicità su Instagram? No, in realtà no, l'ho trovato su Etsy. Cos'è Etsy? Etsy, Etsy il, è un marketplace di cose tipo artigianali. Ah, che... ok, a me capita ogni tanto, sì, simpsonizza il tuo migliore amico, fai un regalo e vedo tutti questi video di gente che riceve la loro foto simpsonizzata e si mettono a piangere. Oh, grazie, la cosa più bella. Io dico, mi sembra un po' esagerata come reazione. A lui, simpatica. A lui piacciono i Simpson, va bene. Allora, brava che l'hai detto, non farglielo. Ok, va bene, niente. E tiello sul chi va là anche per il tuo prossimo anno nuovo, il tuo compleanno quando cade? Giugno. Il mio a giugno, il suo a marzo. Il suo a marzo, quindi intanto si salta Natale, se ti fai il regalo a Natale bello, gli fai il regalo di compleanno, ma okay. se no gli salta pure quello del compleanno, finché non ricomincia lui a farti il primo a giugno, tu non gli fai mai più niente. Va bene, e poi lo deve fare il giorno del mio compleanno, perché lui ha sta mania che mi fa i regali tipo 2 settimane più tardi. No, 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 ma cosa? No, oh, ti richiamiamo a giugno, tu ci devi dire se è andato tutto bene, ti ha fatto regalo il tuo giorno, una cosa che ti piace, se no tu non gli farai mai più niente. Va bene, ok. Ma neanche a casa, neanche niente, cortesie, spero, carinerie, niente. Ok, okay? Va bene. Vabbè, facci okay, sapere, ti richiamiamo, ciao. Va bene, facciamo il giovedì dilemma e poi. Esatto, ciao Vale, ciao. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel Sheeran mi sembra uno che fa le cioè non mi sembra quasi neanche più lui, è diventato proprio un genere. È vero. L'Ed Sheeranismo, no? Sì. Che dici, ma Ed Sheeran o è uno che sta facendo Ed Sheeran? Mm-mm. È proprio un genere così. È vero. E quello la ride. Madonna. No, sì, perché? Mi ricordavo la tu cosa forse ti ricordavi? Perché eri dietro nel teatro, dietro le quinte, la prima battuta di Rapone, stupenda. Insomma,
Ma guarda che vi ho visto, Fosca ha fatto il salto della barricata, è venuta dalla tua parte, ho visto che ti stava proprio facendo scrivere gli appunti, no. digli questa, vi ho visto, ero qua, cioè sembrava che stessi guardando i messaggi, ma vi ho visto. Ah, ok? Ci ascolti. Smettila di far finta di essere venuto al mio spazio. Mettiamo l'ultimo disco, dai, poi vi dobbiamo salutare, chiudiamo con I Love You da Super Coets su Radio DJ. Sai che c'è, che per te apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è, che per te apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Voglio affogare le mie mani nei tuoi jeans. Ah, fosse un film, la storia già scritta. Con il rosso sullo specchio, col tuo morso sull'orecchio. Con rimorso che se mi perdo di nuovo mi berno. Già sappiamo l'inferno, com'è fatto però. Io non voglio tornarci, tu mica lo so. La notte uccide il giorno uccide l'alba. Addosso il tuo lucida labbra. Quando ti incazzi ormai somiglia un po' a me. Non c'è nessuno che lo fa come te. Tu mi sai strappare ad un freddo cane, iniziare a correre. Sai che c'è, che per te apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è, che per te apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Penso che hai fatto un tempo, hai fatto un tempo, hai fatto un tempo, hai fatto un tempo. Mi ripeto sei pazzo, che le fai ai non più, non lo farò mai più, non lo farò mai più. Yeah. Oh mio lady, oh mio baby, oh mio lei. Se sto meglio, se sto in piedi, perché sei qui. Non lo so, non siamo anche, neanche se sa scrivermi. Io come stai me lo chiedo spesso, fermo a pensarti. Tu ieri stavo in certi posti neri. Quando vedi come perdi, resti in quei guai. Non so se ti amo pure un minuto dopo. Sai che c'è? Apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Subito via. Apposta uno spazio. Subito. Che calpesta. Foschi, questi sono dei giovedì Lemmy che sì? Volevo leggere, ma non facciamo più in tempo perché Maurizio mi angoscia. Ora li mettiamo via. Grazie. Scusami, ma quando cambi città, no? Per lo spettacolo, poi ti riferisci sempre a Milano o lo fai sempre o lo fai sulle città? Cioè, per capire. Non è che sono un automa. In base alla città parli con quelli della città. Okay. Ma poi che te frega, tanto tu non verrai mai perché sei una brutta persona. Ci sentiamo domani, raga, da mezzogiorno a luna, sempre su DJ. Ciao, grazie Maurici, grazie Fosca. Ciao.